È stata una giornata straordinaria per la democrazia di questo nostro paese. Indietro non si torna. I 92.000 marchigiani del primo turno e gli 82.000 del secondo significano che la direzione è quella giusta. Ed ora primarie anche per scegliere i parlamentari, se non cambia la legge elettorale, e poi per i candidati sindaci. Uno strumento buono sempre, insomma. A ribaltare il risultato del primo turno, allora Matteo Renzi, oggi Bersani, per lui il 54,5% contro il 45,4%, il contributo deciso delle città Ancona, Macerata e Ascoli, mentre i renziani sono di casa Fabriano, Civitanova e Fano. Il fatto che abbia vinto Bersani ristabilisce qualche tipo di equilibrio per le Marche rispetto al primo turno? Ma non ristabilisce nessun equilibrio, nel senso che Bersani ha vinto quasi ovunque, ha avuto un risultato straordinario di circa 20 punti e passa, quasi 21 punti, una vittoria netta e oggi si tratta di incominciare a lavorare insieme. Il dopo vittoria ha il sapore di un nuovo appello ai vendoliani, SEL, che anche nelle Marche ha contribuito alla vittoria di Bersani, un allargamento oltre lo schema PD-IDV-UDC. Il messaggio a SEL è evidente, che è un messaggio di una coalizione che vuole governare questo territorio, rafforzare le alleanze che abbiamo costruito e averli in un'esperienza di governo insieme a noi.